Edizione della sera del TG Versilia, buonasera e bentrovati. In primo piano il carnevale, i costruttori del carnevale di Viareggio alle prese con le riparazioni dopo il maltempo di sabato scorso che ha colpito i carri sulla passeggiata. Si sta lavorando per essere pronti per quello che dovrà essere il corso finale di sabato sera. Sentiamo il servizio. Il Carnevale di Viareggio avrà la sua giornata conclusiva con la sfilata in notturna programmata per sabato 12 marzo con inizio alle 18.30. A seguire l'apertura delle buste sigillate dal notaio contenenti i verdetti e infine a Maina Bandiera con spettacolo pirotecnico che chiuderà l'edizione 2016. La peggiore degli ultimi 40 anni, flagellata dal maltempo che non ha dato tregua per 5 sfilate fino a danneggiare seriamente con il nubifragio di sabato pomeriggio molte costruzioni. Alla cittadella i maestri della cartapesta sono nuovamente al lavoro per riparare i danni ai carri sciupati dalla pioggia e dal vento. Qualche piccolo danno, però abbiamo comunque tutta la settimana per sistemare le costruzioni, quindi penso che per sabato siamo tutti pronti per l'ultima edizione del Carnevale 2016. Purtroppo il tempo non ci ha assistito per tutto il periodo di Carnevale, però bisogna stringere i denti e cercare di tirare avanti per le prossime edizioni. Per la manifestazione viareggina, per gli operatori impegnati nel carnevale e per le attività commerciali che hanno visto sfumare i benefici economici che arrivano dai corsi mascherati, il 2016 è stato davvero un anno orribile. Gli scarsi incassi al botteghino, causa il maltempo, e i minori finanziamenti pubblici previsti per il futuro costringeranno la nuova gestione del carnevale a una consistente cura dimagrante della grande festa viareggina. Del carnevale e di quanto accaduto sabato pomeriggio con l'annullamento della sfilata si è parlato anche durante la seduta del Consiglio Comunale, quando il consigliere ed ex presidente della Fondazione Stefano Pasquinucci non ha risparmiato critiche all'indirizzo dell'operato del commissario Stefano Pozzoli a proposito delle decisioni sofferte per tutto l'arco della giornata prima dell'annullamento del corso mascherato. La cerimonia di premiazione non si terrà come previsto sul palco di Piazza Mazzini ed è stata spostata a domenica pomeriggio a partire dalle 16 presso la cittadella del Carnevale. Intanto sui social è già in atto un'accesa polemica che riguarda la manifestazione e che divide gli animi tra coloro che non intendono accettare tagli e chi invece chiede un carnevale ridotto nei tempi e nella cartapesta. Dilaga il lavoro nero nelle imprese del territorio della provincia di Lucca e questo è il dato più rilevante sulle attività 2015 da parte dell'Ispettorato del Lavoro. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Vediamo se riusciamo a vedere il servizio in cui emerge una situazione, come vi stavo dicendo, piuttosto delicata per quello che riguarda il settore delle imprese in Versilia e nell'intera provincia di Lucca. Cerchiamo di capire meglio anche dalle parole della direttrice della direzione territoriale dell'Ispettorato del Lavoro di Lucca e Massa Carrara. Sentiamo il servizio. Dilaga il lavoro nero nelle imprese che operano sul territorio provinciale di Lucca. È questo il dato più rilevante nell'attività 2015 dell'Ispettorato del Lavoro, illustrata dal direttore Anna Maria Venezia. La direzione del lavoro ha portato a termine oltre 1.400 ispezioni in aziende sospette e nel 50% dei controlli sono effettivamente emerse irregolarità. Una situazione allarmante soprattutto per il tipo di infrazioni riscontrate. La maggior parte delle irregolarità riscontrate rispetto ai lavoratori è del tipo più grave, cioè si tratta di lavoro nero. Quindi non è più soltanto un problema di tutela di differenze retributive, di tutela di situazioni di carattere di inquadramento, si tratta proprio di vera e propria economia sommersa. Se voi pensate che un dato del genere va a inserirsi in una situazione in cui c'è una profonda crisi economica, appare molto evidente la concorrenza sleale che le aziende regolari invece devono sopportare sul territorio. E c'è un altro dato che fa riflettere. Nei settori dell'edilizia, del terziario e dell'agricoltura, all'incirca la metà delle aziende che hanno ricevuto sanzioni hanno preferito chiudere i battenti piuttosto che mettersi in regola, evidentemente perché il loro profitto era possibile essenzialmente grazie al lavoro nero. La provincia di Lucca è controllata da circa 30 nostri ispettori, ha spiegato il direttore Venezia, che stanno svolgendo un lavoro enorme e molto efficace. Far sentire la nostra presenza sul territorio è essenziale per cercare di scoraggiare chi vuole mettere in atto comportamenti illeciti.
La cronaca: ha arrestato dai carabinieri un albanese di 34 anni per possesso di un documento di identità falsificato. I militari lo hanno sorpreso a bordo di un'auto ferma sul lungomare di Marina di Pietrasanta. Alla vista dei carabinieri l'uomo ha tentato di abbassarsi nascondendosi all'interno dell'abitacolo. Dai controlli è emerso che il passaporto era stato rubato in Grecia, la patente invece era falsa. È stato condannato a 2 anni di reclusione e 600 euro di multa. Sempre i carabinieri di Pietrasanta hanno setacciato le zone dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati individuati 3 cittadini italiani in possesso di droga e sono stati segnalati alla prefettura di Lucca. E infine, sempre i militari hanno rinvenuto in una strada secondaria del quartiere Traversania a Pietrasanta uno scooter rubato lo scorso 21 gennaio a Querceta, veicolo che è stato poi restituito al proprietario. Indagini aperte a caccia del ladro. Restiamo ancora a Pietrasanta per tornare a parlare del piano della sosta introdotto con il 1° di gennaio. Altre novità, chiusa questa fase sperimentale, saranno introdotte con la fine di marzo. Sentiamo il servizio con le parole del sindaco Massimo Mallegni. Il sindaco Massimo Mallegni mette nuovamente mano al piano dei parcheggi di Pietrasanta, introdotto dal 1° gennaio per la zona del centro storico e non solo. Terminata la fase di sperimentazione, altre misure saranno inserite con la fine del mese di marzo. Novità che interessano soprattutto il centro e le zone limitrofe. 1.250 i residenti, circa 600 famiglie, che non possono più parcheggiare da gennaio nelle piazze principali, ma soltanto in via Capriglia. E quindi intanto il ritiro e il rinnovo di tutti i permessi attualmente vigenti, perché qualcuno furbescamente ne ha fatto copia oppure ne ha dichiarato lo smarrimento, cosa che peraltro si è manifestata infondata. L'altra questione è la riservazione dei posti residenti, quindi con le strisce gialle all'interno delle mura cittadine. Questo rappresenta un nodo fondamentale perché aumenta il numero dei posti auto per i residenti. L'altra questione è la possibilità di accedere attraverso i varchi elettronici con la consegna delle targhe dei residenti domiciliati e commercianti in tutte le ore della giornata, dalle 8 del mattino sino alle 18. L'istituzione di un nuovo abbonamento mensile richiesto a più voci che consente di parcheggiare ovunque, in tutti i parcheggi a pagamento del Comune di Pietrasanta, in qualsiasi fascia oraria, con l'esenzione totale dal pagamento, a un costo mensile di 125 euro. Si cercherà di fare più chiarezza sulla sosta di cortesia, 15 minuti di parcheggio gratuiti, introdotta in tutto il territorio comunale, ma che fino ad oggi non è stata recepita con chiarezza dagli utenti. La posizione di cartelli più chiari di quelli che attualmente sono in essere, dove si chiarisce la sosta gratuita di almeno 15 minuti in tutto il territorio comunale. Andiamo adesso a Massarosa per vedere queste foto che ci sono state inviate da alcune telespettatrici. Disagi alla scuola elementare di Bozzano, grondaie mancanti, muri danneggiati e buche nel giardino. È la situazione che è stata letteralmente fotografata da alcune mamme della scuola primaria di Bozzano, come mostrano queste immagini arrivate alla nostra redazione. Disagi diffusi che si manifestano soprattutto nelle giornate di pioggia. Mamme e papà che denunciano le difficoltà e chiedono all'amministrazione comunale di Massarosa di intervenire. E intanto, sempre a Massarosa, Confcommercio resta contraria al regolamento sulle sagre, come dicevamo nell'ultima edizione del telegiornale approvato in Consiglio Comunale. Insufficienti le misure che sono state introdotte dall'amministrazione Mungai, restano troppe le sagre sul territorio per tutta l'estate. L'unica concessione, sottolinea Confcommercio Versilia in una nota, è la riduzione da 22 a 15 delle portate, ma non basta. Serve un ulteriore sgravio a questo punto della tariffa sui rifiuti a favore dei ristoranti che subiscono la concorrenza giudicata eccessiva da parte delle sagre organizzate spesso da associazioni onlus che godono di altri privilegi. Questa è la posizione che resta molto dura da parte di Confcommercio. E adesso torniamo sul tema delle concessioni demaniali marittime e balneari ancora con il fiato sospeso in tutta la Versilia per una questione che dovrà risolversi nei prossimi mesi. Il tema sarà al centro della prossima puntata di Carte in Tavola. Sentiamo. La nostra famiglia gestisce il bagno Lelia dal 1921, da quando, diciamo, qui nella zona di Viareggio della Terrazza della Repubblica era una landa desolata, diciamo. Noi abbiamo comprato il bagno nel 1981
e con una struttura che oggettivamente non era quella che siamo arrivati ad oggi, al 2016, con uno stabilimento balneare che sta portando avanti delle buone pratiche incentrate sulla sostenibilità. Non c'è pace per i balneari della Versilia, ancora pese un filo per il futuro delle concessioni demaniali marittime. L'imminente sentenza della Corte di Giustizia Europea, in arrivo tra 2 mesi, probabilmente boccerà definitivamente le proroghe concesse dai governi italiani. Ai quasi 500 imprenditori della costa versiliese resta solo la promessa del ministro Enrico Costa, che la scorsa settimana ha annunciato un tavolo tecnico Stato-Regione per approdare entro fine anno, forse, alla riforma delle concessioni. Di tutto questo si parlerà nella prossima puntata di Carta in Tavola, in onda giovedì sera su Rete Versilia News. Un'occasione preziosa per discutere insieme ai rappresentanti di categoria e agli amministratori locali del futuro del turismo balneare alla vigilia della stagione estiva. Gli interrogativi restano tanti: proroghe, canoni, indennizi e sullo sfondo la mano delle multinazionali che già si avvicina sulla Versilia, dove di recente, a Marina di Pietrasanta, un bagno è stato acquistato da un brand internazionale dei resort di lusso. Tutti gli investimenti che fino adesso facevano gli stabilimenti balneari si sono completamente bloccati, i concessionari non investono più a causa dell'incertezza dell'imminente sentenza della Corte di Giustizia Europea e questo è chiaro che incide anche su tutte le aziende dell'indotto. Ci spostiamo adesso a Seravezza per vedere lo stato dei lavori di Palazzo Rossetti in pieno centro, che dovrà ospitare, secondo quanto prevede l'amministrazione comunale, la nuova sede di rappresentanza del comune. Vediamo. Sono addirittura di arrivo i lavori del primo lotto del restauro di Palazzo Rossetti a Seravezza, l'antica dimora di Piazza Carducci che secondo i piani dell'amministrazione comunale dovrà ospitare la sede di rappresentanza municipale, una pinacoteca e il parco Alpi Apuane. Gli interventi al tetto e alla facciata sono terminati e lo storico edificio, che fino a pochi mesi fa versava in stato di degrado, ha già cambiato volto e dopo il tavolo tecnico della scorsa settimana il comune punta a partire con il secondo lotto entro poche settimane per concludere con la fine di giugno. Il secondo lotto, che in qualche maniera seguirà più o meno a ruota, prevede un intervento, l'intervento realizzazione intanto dell'ascensore. Ovviamente per quello che riguarda la parte di competenza del comune, perché il parco ci ha provveduto anche la messa in opera degli infissi, dei nuovi infissi, e per le risorse che il comune ha a disposizione, un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio pari a circa 200.000 euro tra 2016 e 2017, potremmo anche continuare dei lavori, cioè cominciare dei lavori di ristrutturazione degli spazi interni. Il recupero in tutto vale più di 1 milione di euro, risorse che sono già stanziate e disponibili, ma per vedere Palazzo Rossetti finito e in funzione ci sarà da aspettare probabilmente il 2017. È in previsione verso la prima settimana di maggio comunque un'iniziativa che riguarderà dal punto di vista della narrazione quello che abbiamo appunto realizzato nel Palazzo Medicio, Palazzo Rossetti. E anche le prospettive, ci sarà una sorta di iniziativa, piccola conferenza anche rispetto a quello che sarà lo sviluppo futuro e quindi l'utilizzo che la nostra comunità si troverà appunto come struttura. Ecco. Da Seravezza a Querceta è partito infatti il conto alla rovescia per la 59esima edizione del Festival del Micio Canterino. Vediamo. È partito il conto alla rovescia per il Micio Canterino 2016, la kermesse canora del Palio di Querceta, giunta alla sua 59esima edizione, in programma al Palaforte dal 17 al 19 marzo prossimo. Tutto pronto tra le 8 contrade, che nei giorni scorsi hanno presentato i brani e gli artisti in gara. Tante giovani promesse dei talent show, qualche vecchia conoscenza e stavolta pochi cantanti di primissimo piano. Non mancheranno di certo le emozioni per strappare l'ambita lira conquistata lo scorso anno dal Ponte dopo 30 anni grazie alla voce di Antonio Maggio, che sarà di nuovo in gara quest'anno.
Tra le novità del festival, introdotte dal nuovo presidente della Proloco di Querceta, Luca Garfagnini, succeduto a Franco Burroni, oltre alla conduzione, affidata per la prima volta a Serena Boldrini, c'è l'addio agli ospiti di intrattenimento, sostituiti dai brani storici delle passate edizioni, dal 1975 al 1982. Noi abbiamo più di 450 pezzi, brani musicali, che tutti gli anni tiriamo fuori 8 alla volta e muoiono lì. Nessuno li risente se non in qualche cassetta privatamente. Dagli archivi nostri qui della Proloco abbiamo estrapolato 8 pezzi, uno per contrada, di vecchie canzoni. Sono canzoni abbastanza datate e le abbiamo volute, abbiamo voluto che fossero riferite al, quando ancora il festival veniva, si effettuava qui a Querceta al Cinema Teatro Marconi. L'ultima serata invece giocheremo con i ragazzi delle contrade. Torniamo alla cronaca, un nuovo tentativo di raggiro da parte di un falso addetto di Gaia S.P.A. che nei giorni scorsi ha bussato alla porta di un utente di Viareggio in via Leone Sbrana. Stavolta l'impostore è una donna, si è dichiarata dipendente di Gaia proveniente da Lucca e la scusa adotta per introdursi in casa il controllo delle fatture. La società che gestisce il servizio idrico ovviamente smentisce e invita l'utenza alla massima attenzione di fronte a questi casi e ovviamente ricorda anche di rivolgersi ai numeri e ai siti, ovviamente a riferimenti della società per tutte le informazioni che riguardano l'utenza e eventuali servizi o disservizi, ma comunque diffidare dal personale che si presenta a casa. A Pietrasanta invece parliamo del festival Due Voci e una Chitarra, la Kermesse della Primavera, che partirà questo venerdì, attesissima la prima serata, ingresso gratuito al Teatro Comunale. Il primo ospite di tre serate sarà Orietta Berti. Vediamo il servizio. Una serata in compagnia di una grande artista, tra storie, aneddoti e musica, sarà Orietta Berti, questo venerdì 11 marzo, la prima protagonista dell'edizione 2016 di Due Voci e una Chitarra. Anche quest'anno a condurre gli appuntamenti della Kermesse sarà il suo ideatore Marino Bartoletti. Venerdì, sul palco del Teatro Comunale di Pietrasanta, salirà Orietta Berti, che oltre ad aver recentemente festeggiato 50 anni di straordinaria carriera, vanta decine di milioni di dischi venduti in Italia e nel mondo, 4 dischi d'oro, 1 di platino e 2 di argento. Sarà un'occasione unica per riascoltare alcuni suoi brani e per conoscerla più da vicino. Gli altri due appuntamenti sono in programma venerdì 15 aprile, quando sarà la volta di Iva Zanicchi, e poi venerdì 6 maggio con Gigliola Cinquetti per un'edizione tutta al femminile che segue il successo di quella 2015, quando sul palco si sono alternati tantissimi protagonisti della musica italiana. Le tre serate di Due Voci e una Chitarra sono tutte ad ingresso libero, con inizio alle ore 21. Ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. E adesso un'informazione che arriva dalla ASL che riguarda i cittadini di Massarosa. Per migliorare la fruibilità dei servizi presenti al presidio distrettuale massarosese, in attesa anche della fine dei lavori della nuova struttura Casa della Salute, lo sportello amministrativo polifunzionale, si parla di CUP, scelte e revoca, esenzioni patologie, esenzioni dal reddito, a partire dal 1 marzo si informa che ha cambiato giorni e orari di apertura, dal martedì al mercoledì con gli orari al mattino dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30. Veniamo adesso alla pagina sportiva, partiamo dall'hockey su pista con il derby al Pala Barsacchi che ha visto il trionfo in casa del CGC Viareggio, proprio come era accaduto anche nella giornata di andata al Palaforte. Vediamo allora tutte le immagini e le emozioni della serata.
La capolista Forte dei Marmi, che rimane in testa solitaria a 48 punti, ha perso il derby con il Centro Giovani Calciatori Viareggio per 4-2, il quarto in 4 partite di regular season nelle ultime 2 stagioni. A poco è servito il gol iniziale di Pedro Gille, che è l'uso dei campioni d'Italia, arrivati al Pala Barsacchi senza tifosi al seguito per il divieto a causa dell'inagibilità della tribunetta lato mare del palazzetto dello sport. Un selva stratosferico, con la lieta sorpresa di Andrea De Nite, mandato in pista dal coach Alessandro Bertolucci, unita ad una condizione atletica della squadra ottimale, ha permesso alla 100 giovani calciatori di vincere con merito un bel derby, come sportivamente ammesso nella dopogara anche il tecnico rossoblu Pierluigi Bresciani. Dopo lo svantaggio, i bianconeri hanno pareggiato con Selva, travigendo l'ex Federico Stagi, che viene superato poco dopo dal capitano del CGC Nicola Palagi per il vantaggio che manda in delirio il pubblico del Pala Barsacchi. Ancora Selva in gol per il 3-1, che infila la pallina con violenza nell'angolino in basso alla destra di Stagi. Nella ripresa Pagnini va in gol per il Forte per il 3-2, ma i bianconeri tornano nuovamente in vantaggio con un rigore assegnato dagli arbitri e Chelsea e fronte di Novara per un fallo di Torner su Cinquini e trasformato da Sergio Silva. Termina sulle note di come un coriandolo, un derby vinto con merito e con il cuore dal 100 giovani calciatori, che tornerà in pista venerdì alle 20.45 al Pala Barsacchi nell'anticipo con il Sarzana per la concomitanza sabato dell'ultimo corso di Casanevale, mentre il Forte riceve in casa il Lodi, secondo in classifica a 2 punti dai rossoblu e a 1 punto sopra il trio composto proprio da CGC, Matera e Breganze. Il ciclismo adesso, apertura in grande stile per la Tirreno Adriatico. La prima tappa, la cronometro squadre, ha animato il lungomare di Lido di Camaiore, 22 km e 7 come passerella d'apertura di questa classica d'inizio stagione. La vittoria è andata alla BMC Racing Team davanti alla Quick Step, che ha accusato 2 secondi di distacco. Terzo gradino del podio per la FDJ a 9 secondi. La prima maglia azzurra di leader della corsa va a Daniel Oss, ovviamente della BMC. Sì, per Lido di Camaiore e per la Versilia una bellissima vetrina, grazie anche alla diretta della RAI. Domani ci sarà la seconda tappa da Camaiore a Pomarance. La Viareggio Cup ai nastri di partenza la prossima settimana, quella che fino a alcuni anni fa era conosciuta come Coppa Carnevale, ha lasciato non solo il nome ma anche il periodo di Carnevale, perché è completamente in Quaresima quest'anno, un fatto che provoca rammarico anche per l'ex CT della Nazionale Azzurra e viareggino Marcello Lippi. Sentiamo servizio. Un amico, come lo ha definito il presidente del 100 giovani calciatori Alessandro Palagi della Viareggio Cup, è Marcello Lippi, l'ex CT campione del mondo, che ha preso parte sia da calciatore che da allenatore con la Sampdoria a questa competizione, quando in squadra aveva i giovanissimi Gianluca Vialli e Roberto Mancini come calciatori. Lippi, come del resto anche il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, ha espresso il desiderio di vedere la disputa del torneo nel periodo di Carnevale, non come in questa edizione, che partirà dal lunedì 14 marzo al 30 fuori dalla manifestazione tradizionale. Vedremo se Lippi e il sindaco saranno accontentati. Diciamo che la cosa che fa pensare è il perché, come mai non riesca a questo torneo a svolgersi nella città dove è nato, come mai non ci siano le strutture e attrezzature adeguate per disputare questo torneo. È chiaro che ci sono da sempre le partite che sono talmente tante che è chiaro che bisogna giocarle anche in paesi limitrofi, no? Possibilmente su campi decenti, perché poi è il motivo per il quale poi dopo certe squadre fanno storie poi per venire al torneo, perché adesso ci sono le competizioni internazionali, tipo la Champions League dei giovani che condiziona, insomma, un po' tutto questo fa pensare, no, per dei grandi sforzi che devono fare gli organizzatori per mantenere il torneo nella nostra città. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco ancora insieme, l'informazione prosegue, rimanete con noi.